questa conferenza stampa per illustrare nel dettaglio quello che è stato lo svolgimento processuale di una causa che ha fatto parlare non solo per Mosello Chiovenda ma i media a livello nazionale. Lo scopo di questa conferenza stampa è innanzitutto, come dicevo, spiegare, non valutare ma spiegare, perché c'è molta disinformazione sul caso Parco Giochi. Noi siamo dispiaciuti profondamente dell'esito di questo processo, ma l'avevamo, come dire, era previsto e prevedibile che sarebbe andata a finire così, l'avevamo detto in tempi non sospetti, almeno da qualche anno, soprattutto l'avevamo ribadito anche nell'ultima campagna elettorale, che questo avrebbe potuto essere l'esito di una condotta che è quella dell'amministrazione comunale, che era indisponente nei confronti e della controparte, ma soprattutto quando delle proposte avanzate dal CTU e dal giudice, proposte atte a definire la causa in maniera bonaria. La chiusura del parco chiaramente è la soluzione che di fatto l'amministrazione comunale ha provocato, rifiutando quella che era la proposta avanzata oltre un anno fa, ecco, ci tengo a precisare, non dagli autori, cioè non da chi ha vinto la causa, ma dal giudice, proposta che consisteva sostanzialmente nella recinzione del parco giochi e quindi non nella chiusura. I privati che hanno vinto questa causa mai hanno chiesto, e chiunque lo può verificare leggendo le carte processuali, la chiusura del parco, ma soltanto si sono, diciamo così, accodati a quella che era la proposta del giudice, la recinzione del patto. Del resto le soluzioni sul tappeto potevano essere soltanto due: o si accettava la recinzione del parco giochi, o chiaramente bisognava mettere in conto che diciamo l'esito più probabile sarebbe stato chiaramente la soluzione drastica, radicale, che ripeto nemmeno i privati volevano, che era lo smantellamento del parco. Ecco, smantellamento del parco che, visto che la sentenza, devo precisare, è esecutiva, dovrà avvenire nel termine di 120 giorni. Quindi è vero, come dice il sindaco, che per un po' di tempo ancora il parco rimarrà lì dov'è, ma chiaramente andrà poi smantellato nel giro dei prossimi 4-5 anni.